persone come Donato Miglioli, Giulia Carlo, Daniele Granieri, Marco Vella, Daniela Taibbi, Roberto Comandona, Alessia Gallo, Sara Simona, Valentino Massaccesi, Grazia Fiore, Andrea Di Benedetto, Francesco Negro, Lavinia Quagliotti, Daniele Lebrino, Tancredi Giovannini, Gianluca Grimaldi, Ivan Baldassa, Emanuele Mazza, Giulia Bartolini, Luca Battaglia, Gianluca Ruggero, tutti ragazzi che hanno creduto in un nuovo progetto. Io credo che la politica non sia questa qua. La buona politica non è quel modo di lavorare. Il futuro della politica prevede un nuovo modo di concepire i rapporti personali. Prevede il fatto che ci sia la volontà di fare il bene della collettività senza che qualcuno ci metta un cappello. E io credo che il rinnovamento si vedrà realizzato quando vedremo finalmente mandare a casa in modo definitivo e per sempre le persone che hanno pensato che la politica fosse una grande tenda da pisciare il latte, e credo che la battaglia finale sia del Donato. Ma manca pochissimo, e se voi ci siete a fianco, io credo che ce la possiamo fare, perché di possibile c'è solo ciò che non tentiamo. È una persona che ha scommesso sul tema del rinnovamento, che ha scommesso su creare e far crescere una nuova classe dirigente. Sono convinto che nei prossimi mesi, nei prossimi anni continuerà a farlo, perché questo è il suo primo grande valore. Il nostro sindaco Angelino Riggio. Siamo una forza in piedi. Siamo una forza in piedi. Per cui siamo già alla seconda e forse alla terza generazione di rinnovamento. Il rinnovamento non è una parola vuota. Il rinnovamento si basa su cose ben precise, che sono ideali, impegno, generosità e cultura. Che non sono parole, non sono parole che ti permettono di salire gli scalini e diventare consigliere, assessore, sindaco, consigliere regionale, parlamentare, oppure avere qualche posto di sottogoverno. Sono delle cose che la gente porta nel cuore. C'è un posto dove sicuramente vinciamo, c'è un posto dove abbiamo vinto le primarie, dove abbiamo vinto le elezioni, dove abbiamo vinto il ballottaggio, dove stiamo vincendo anche oggi, e in mezzo alla gente non siamo maggioranza, siamo pronti a farlo di nuovo. Io sono pronto, voi siete pronti? La gente è dalla nostra parte, siamo pronti a contrastare i torti e gli imbrogli, siamo pronti a difendere la città, a lottare e a vincere, siamo pronti a vincere di nuovo.